Assessore, la minoranza muove delle critiche all'indirizzo dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le tasse sui rifiuti. I cittadini dunque devono essere risarciti? Assolutamente no. Il manifesto che è stato pubblicato confronta dei dati non omogenei, che significa che hanno elencato una serie di numeri che però non corrispondono allo stesso periodo di tempo, generando questa sorta di dubbio nella cittadinanza che assolutamente non deve ascoltare queste provocazioni, perché le tariffe e il piano finanziario non solo vengono approvati in Consiglio Comunale e uno dei tre piani tariffari indicati è stato approvato all'unanimità e quindi anche con la minoranza, ma hanno al visto dell'organo di revisione contabile, oltre che dell'ufficio ragionieria, il quale dichiarano e certificano la corrispondenza del costo del servizio con quello del pagamento. L'unico motivo per cui si è voluto un po' giocare sui numeri è che la tassa sui rifiuti viene pagata in 2 anni separati, per cui una bolletta sappiamo benissimo che le cominciamo a pagare il settembre dell'anno di riferimento e le finiamo di pagare ad aprile dell'anno successivo, per cui ci sono delle rate che non sono incassate, ma il costo del servizio è stato sostenuto. Quindi possiamo dire ai cittadini di stare tranquilli? È sempre una brutta notizia dire che non c'è un credito e non c'è in questo momento la possibilità di ridurre il costo, ma comunque stiamo lavorando in quella direzione, ma che sia una restituzione vera e legittima, non sia una falsa aspettativa.